L'abito per il giorno più importante o per accompagnare il matrimonio di qualcuno, quindi anche l'abito da cerimonia, richiede tocchi particolari. Francesca Gio ci racconta con alcuni esempi quello che è il mondo di questa scelta, un giorno speciale. Francesca Giovannelli, titolare di questo atelier, come si colloca all'interno di Abruzzo Sposi in un ambito museale con questi stili, con questi pizzi e tocchi di luce su ogni abito? Ho scelto di fare questa fiera perché ritengo che sia molto particolare e anche molto raffinata. Parlo un attimo del mio atelier che è situato a Colonia Spiaggia, vicino al Roseto degli Abruzzi, e nasce circa un anno e mezzo fa, quindi in piena pandemia. Diciamo che ho avuto la meglio perché comunque l'atelier ha una buonissima risposta, quindi di conseguenza sono anche contenta del risultato che sto ottenendo. Provo a cercare i migliori brand a livello mondiale, proponendoli alle spose e agli sposi, anche se noi abbiamo una sartoria interna sia per lo sposo che per la sposa, di conseguenza possiamo fare anche gli abiti su misura o personalizzarli comunque come meglio credono gli sposi. Abbiamo anche una vasta scelta per quanto riguarda la cerimonia, per quanto riguarda le damigelle d'onore stile americano, paggetti piccolini, damigelle piccolini, per finire il battesimale, ma quello magari un pochino più là. Anche se a volte si potrebbe anche unire, quindi sposa, sposo, cerimonia, damigelle, eventualmente anche abiti per le comunioni o per le feste importanti, per le occasioni speciali, il tutto con un servizio di sartoria aggiunto. Esatto, non solo, ma abbiamo anche gli accessori, scarpe, cilindri, bastoni, scarpe per le spose, per gli sposi, accessori per i capelli. Insomma, siamo ben forniti per quanto riguarda il settore wedding. Abbiamo una piccola nicchia di bomboniere per la quale scegliamo pochi oggetti, ma di particolari, diciamo così. Per quanto riguarda le firme, ne sono tante, ma preferisco non pubblicizzarle, poiché la sposa deve uscire con il suo abito e deve essere bellissima a prescindere dal costo, a prescindere dalla firma. Quant'altro, ecco. Un'intera filosofia in poche parole. Grazie a Francesca Giovannelli di Francesca Gio e buon lavoro. Grazie, gentilissimo.